Ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Seduta pomeridiana per il Palermo al tenente onorato di Bocca di Falco, il rosanero dopo un riscaldamento atletico hanno effettuato esercitazioni tecnico-tattiche e partite in una porzione ridotta del campo. Abel Hernandez ed Eran Zavi hanno svolto un lavoro di riatletizzazione mentre lo spisano si è sottoposto a terapie. Assente Maurizio Piniglia che si trova in Cile per motivi familiari, convince Franco Vasquez che potrebbe quindi essere a disposizione per la gara contro il Napoli di domenica sera al Barbera. Non ci saranno invece Hernandez e Zavi, oltre a Ilicic squalificato. Inizia oggi ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. L'ultima ora è quella che i rossoneri sono tornati prepotentemente su Arevalo Ríos, centrocampista uruguaiano che fino a qualche giorno fa era vicinissimo al club di Viale del Fante. Il Palermo infatti non ha assolutamente mollato la presa per il calciatore sudamericano e nei prossimi giorni sfererà un altro attacco per cercare di risolvere i nodi dell'affare. Anche se Luca Cattani smentisce, la trattativa è ancora in corso. È stato solo un rumors di mercato invece l'ipotesi Maxi Lopez. Il Palermo infatti non lo ha mai cercato. Lopez quindi o resta a Catania o va al Wolfsburg. Per lui è un derby. Giulio Migliaccio, Campano Doc, pensa alla sfida di domenica contro il Napoli. Sentiamo. Affrontiamo una big, hai detto bene, va affrontata proprio come se affrontassimo l'Inter, Milan, Roma, Juve, perché ormai il Napoli fa parte delle 4-5 squadre più forti in Italia, una squadra che fa la Champions, ha superato un girone incredibile e ci vorrà il miglior Palermo. Il miglior Palermo perché l'abbiamo già dimostrato con squadre alla nostra portata che se non andiamo al 100% facciamo fatica e possiamo steccare anche in casa, come già si è successo ultimamente. Quindi proprio per questo ci vorrà un Palermo super attento e voglioso di tornare a conquistare i 3 punti che mancano da un po' di giornate. A Sky parla il tecnico del Palermo Bortolomutti. Napoli contro il Napoli sarà sicuramente una bella partita, ma molto difficile. Loro si sono calati con tutte le energie in campionato e contro il Genoa hanno dimostrato tutto il loro valore. Dobbiamo giocarcela con serenità ed entusiasmo. Luca Cattani inizia la kermesse di dichiarazioni riguardo il mercato del rosanero e dice: non cerchiamo giocatori in porta, potrebbero arrivare un paio di acquisti ma non in porta né in attacco, mi piacerebbe fare qualche operazione in prospettiva, stiamo valutando qualche situazione dal Sud America ma al momento non ci sono i presupposti per chiudere. Il nome di Maurizio Piniglia non è stato depennato dai dirigenti della Fiorentina. Il club gigliato infatti non è disposto a spendere i 7 milioni di euro richiesti dal Palermo, ma gli scenari potrebbero cambiare con l'inserimento di qualche contropartita tecnica. Tramontate le ipotesi Marchionni e Ljajčić, il nome è giusto per convincere. La società rosanero potrebbe essere quello del terzino destro Lorenzo De Silvestri. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.